avere delle prestazioni non solo per la specie umana ma anche per altre specie è assolutamente un segno e un indicatore di civiltà di un popolo. Cresce così ad Arezzo l'impegno per la tutela della salute anche degli amici a quattro zampe. Il servizio veterinario dell'ASL si è infatti rafforzato con nuove metodologie ed il lavoro di team con l'obiettivo di combattere il randagismo e dare dignità agli animali. Una importante crescita per il nostro dipartimento e per il servizio veterinario della città. Da adesso nella sede di Viale Cittadini si potrà così contare sull'uso dell'anestesia gassosa nella chirurgia degli animali trattati, in particolare cani ed in parte anche gatti. Quindi con un anestetico non iniettabile ma inalato dall'animale, insieme a un analgesico che permettono all'animale di risvegliarsi immediatamente subito dopo l'operazione, mentre prima invece c'era un tempo di latenza nel quale l'animale doveva smaltire l'anestetico, e in analgesia, quindi senza nessun dolore post-operatorio. Nel 2021 gli interventi in anestesia gassosa sui cani inviati dai canili comunali nella ASL Toscana Sud-Est sono stati 137, di cui 9 da Arezzo. Sono quei cani che sono stati rinvenuti vaganti e non di proprietà, che vengono condotti al canile sanitario e per legge devono essere sottoposti a sterilizzazione. E quindi diciamo questa attività prima svolta per scelte strategiche aziendali diverse precedenti da liberi professionisti ora è stata riacquisita dalla USL che la svolge così come già la svolge per i gatti randagi. È una cosa importante perché completa tutte le attività di profilassi e a vantaggio diciamo, dei pets e dei cani, degli animali randagi, quindi le profilassi contro tutte le malattie infettive che possono riguardare gli animali randagi. La sterilizzazione diciamo, limita la presenza di cani randagi nel territorio.